Presidente Cubitosa, Giorgetti dice abbiamo ottenuto molto. Il movimento che dice? Guardi, io sono veramente questa mattina, ed è strano per me, senza parole. Perché all'indomani del ritorno al patto di stabilità, quindi torniamo all'austerità, alle manovre lacrime e sangue, più di quelle che abbiamo fatto, che hanno fatto quest'anno, perché noi voteremo contro, ebbene questo governo, questa destra cerca di portare in pompa magna un accordo, un patto di stabilità che noi riteniamo essere un pacco. Perché la realtà è una sola, si ritorna ai numeretti, si ritorna a non poter più sforare per dare soldi ai cittadini e dall'anno prossimo ci ritroveremo con una manovra che farà altri tagli sulla sanità, altri tagli sulla scuola, farà altri tagli sulle pensioni, quello che già hanno fatto quest'anno, dall'anno prossimo si porterà ancora avanti. Dopodiché io quello che dico, l'austerità. Perché non è vero quello che ha detto la collega, si torna all'austerità, i cittadini lo devono sapere, al di là di quello che vi dirà questa destra, si ritorna al patto di stabilità e all'austerità. Noi l'austerità l'abbiamo già provata e abbiamo già capito anche nel 2011, quando questo paese stava già andando in mano a questa destra in fallimento, già abbiamo provato che l'austerità non fa crescere il paese. Dopodiché le manovre espansive, quando diciamo noi del Movimento 5 Stelle manovre espansive, intendiamo dare soldi alle imprese per comprare macchinari nuovi, dare soldi alle imprese per fare formazione ai dipendenti, dare soldi ai cittadini che non riescono ad arrivare alla terza settimana del mese, ecco, noi questo abbiamo fatto con queste manovre cosiddette espansive. Noi sappiamo un dato, che è la cosa più importante, che nel 2021 e nel 2022 con queste manovre, col patto di stabilità bloccato, il paese è cresciuto del 12%. E come è arrivata la Meloni, con queste manovre di austerità il paese forse crescerà dello 0,7%. Un'altra cosa sì, voglio dire e mi taccio. Sempre quando il paese è cresciuto, c'era una pandemia, sempre era quando stato il paese bloccarlo. Oggi ci sono due guerre. No, mi faccio completare, non l'ho interrotta. A mettere mani non l'ho interrotta. E a consegnare io sono al MES, sorpreso. Senza è in difficoltà, ferire. Non mi interrompa. Arrivi dal Movimento Guardi, 5 Stelle, mi faccia la presa completare. Di distanza, non la mi interrompa. Lei ha paura di quello che io sto dicendo, vero? Non mi vuole far parlare perché ha paura. All'Europa, senza lei non mi vuole far parlare perché concludiamo. Mi faccia concludere. Il conduttore mi farà concludere. Mi dispiace per lei, non mi toglierà la parola. Siamo in mano ad un professionista, quindi io completerò il mio pensiero. Non può dire sempre nel biennio. Sempre. Io concluderò il mio intervento. Quindi mi dispiace, non mi toglierà la parola perché siamo in casa di professionisti. Quindi, non per si concludere, torna a quell'austerità, quando siete il paese... stati voi a, posso? Aspetti. Posso? A condannare. Sa perché? Posso? Perché ho 40 secondi di break. Facciamo finire Cubitosa. Grazie. E poi torno. Perfetto. Quindi sempre quando il paese è cresciuto del 12% con le manovre espansive, nessuno dice che anche il debito pubblico in percentuale è sceso del 12%. Quindi manovre espansive, il paese cresce e crescendo ovviamente il paese, il debito pubblico in percentuale diminuisce. Ecco, questa è matematica, la Meloni non lo ha capito, è andata in Europa e si è fatto rifilare due pacchi e stamattina li cantano come una vittoria. Il primo pacco aspetti, sul patto di stabilità, il secondo pacco sui migranti. Allora adesso torno, peraltro vado da Iacometti e da Barenghi e poi vedo Tobias Spiller che ha un sorrisino ironico, tra poco Tobias torno anche da te. Chiudiamo il patto di stabilità, vedevamo Piller che ridacchiava e secondo me ha ragione, nel senso che Gubitosa ha dimenticato di dire che dal 2020 a oggi il debito pubblico è aumentato di circa 360 miliardi. Quel 12% di PIL era un rimbalzo dovuto a un 11% di decrescita alla produttività però, del paese. Prima ti lamentavi cioè che il debito adesso va sempre proporzionato alla produttività del paese. Il 12% di PIL è stato un rimbalzo dovuto al fatto che l'anno prima si era perso tipo il 10% di PIL, quindi c'era stata una decrescita. Quei 350 miliardi di debito accumulati dal 2020 ad oggi, alcuni per ragioni assolutamente legittime, perché c'era la pandemia, serviva la spesa pubblica, inserire e mettere in campo interventi sull'economia. Oggi ci sono però due guerre. Però sono uno dei problemi che adesso ci troviamo ad affrontare e sono uno dei macigni che ha pesato anche nella trattativa e con cui Giorgetti si è dovuto presentare al tavolo. Sì, ma certamente visto da Francoforte il patto di stabilità adesso accordato è più lassista. Dall'altro lato dovevo ridere sul termine dell'austerità, perché al momento è certamente così che
ci sono tante spese pubbliche come il super bonus, anche super caro, poi sono i livelli di pensione che i tedeschi possono sognarsi, così livelli di pensione in relazione all'ultimo stipendio, o così ci sono questi tanti litigi su mandare la gente in pensione prima, e anche c'è l'esenzione dell'IMU che in tanti altri paesi non esiste, così che sono cose molto care che l'Italia si porta dietro come regali elettorali. Guarda, io credo che invece l'Italia si porti dietro oggi la mancata crescita di questi strumenti. Perché, detto anche da un tecnico, mi sorprendo di come un tecnico che non fa politica, quindi non fa attacchi politici ad un partito, non dica che il super bonus è vero che dall'alto ha portato un investimento, perché noi lo chiamiamo investimento, non un costo, ma dall'altro lato ha portato delle entrate per le casse dello Stato. E quando non ci sono più le entrate anche per le casse dello Stato, tra tasse dirette e indirette, la filiera dell'edilizia che sappiamo essere un traino, è normale che il Paese non cresce. Se il Paese decresce, il debito pubblico in percentuale è più alto. Però, insomma, è una questione matematica. Noi crediamo, e anche questo governo, me lo faccia dire, dottore, sì, credeva nelle manovre espansive ed era contro l'austerità. La Meloni oggi si prende gli applausi dall'Europa per l'austerità e nessuno ha il coraggio di dire alla Meloni: bene, tu hai tutto il diritto di cambiare idea, puoi diventare più draghiana di Draghi, puoi diventare più montiana di Monti, che ieri Monti era in trasmissione con me, in un'altra trasmissione gli ha fatti i complimenti, però lo devi dire ai cittadini italiani: io ho cambiato idea. Onorevole io capo, in Europa mi accodo ad ogni comando. Aspetti, onorevole Gubitoso. E non solo per il super bonus, Gubitoso, la sua visione della realtà è evidente quanto il super bonus purtroppo abbia inciso. State sulle tagliando case, l'aria, l'ossigeno ai cittadini, riduzioni in sanità, riduzioni nella scuola, avete fatto cassa sui pensionati, avete fatto cassa sui dipendenti pubblici, Gubitoso, sulle loro pensioni. Cioè, questi sono numeri. Aspetti, capo. Allora, sul super bonus è evidente che ha la sua visione della realtà. Super bonus è stata la cosa che più ha condizionato il bilancio dello Stato italiano. Giorgetti l'ha detto al momento del suo insediamento ed è quello che ha condizionato la nostra finanziaria, 20 miliardi l'anno. Questa è la vostra scusa. Non è la nostra scusa, è la realtà dubitosa che voi non volete vedere. Dopodiché, di fronte... È colpa del Movimento 5 Stelle. Ma voi quanto governate? Aspetti, la vostra voce l'avete fatta sentire. Certo, l'avete fatta sentire. In Europa l'avete fatto sentire ieri. O vi siete solo presi gli applausi? Beh, più di quanto non è l'ha fatto sentire voi. Non è solo la maleducazione il patto del di suo intervenire. L'anno prossimo farete altri tagli. Dubitosa, non altri è con tagli. La prepotenza. Ditelo ai cittadini che italiani. Guardi che non è con la prepotenza, ma infatti che è quella che la forse ragione, andava usato un perché po' di rispetto in più sono per chiari. Gli italiani ieri allora, in Europa. Voi avete distrutto il bilancio perché dello Stato italiano. Parlare dei migranti, perché dove secondo me cittadini il super bonus con un reddito di cittadinanza che non ha portato nessun effetto. E tant'è vero sempre che colpa del passato. Voi quando governate? Noi stiamo governando, Gubitosa. Il vostro reddito l'abbiamo tolto. E viva Dio che l'abbiamo tolto. Il super bonus l'abbiamo corretto. L'abbiamo tolto perché non poteva, è finita non la baccia poteva funzionare, che date la colpa agli altri. Ma e abbiamo corretto tutte difende le strutture che avete portato porti avanti le sue e in Europa abbiamo fatto una finanziaria in Europa avrete fatto preso che un pacco ha pensato è Natale, a chi ha alle fasce deboli pacchi. A cui voi non avete pensato di e in Europa ci siamo andati abbiamo trattato e abbiamo un osservatore trattato. Che arriva dalla Germania trattato. Che ha detto chiaramente che questa è un patto di stabilità più lassista, l'hanno detto dalla Germania, non lo stiamo dicendo noi. E mi dica il perché. Ed è finito. Mi dica una cosa positiva. L'ho detto all'inizio, lo devo ripetere. Lo devo ripetere perché i piani di rientro ci saranno, saranno più lunghi, saranno da quattro. Avete tolto le armi dal conteggio, giusto? Perché poi per le armi i soldi sono passati i principi che voi neanche pensavate. Anche gli interessi sul debito creato dai 5 Stelle. Si torna al patto di stabilità. Voi ci avete dato degli interessi sul debito. E ve ne dovete assumere la responsabilità. Un debito a questo Stato che adesso presidi, stiamo pagando e quantomeno il principio che gli interessi allora, su quel debito non vengano calcolati, siamo riusciti a farlo passare, che gli investimenti che faremo sul PNRR, sulla
tanto da voi apprezzata riconversione green, che quegli investimenti non saranno calcolati, o meglio, prossimo, saranno valorizzati saranno nei piani di rientro. Sono tutti principi allora, passati. Stiamo correggendo tutte le vostre. Tutti gli altri paesi devono partecipare alla redistribuzione di quei migranti che arrivano ovviamente come in primo ingresso del nostro paese, ma che poi devono essere un tema di redistribuzione anche negli altri. Ovviamente, certo, col meccanismo che gli altri paesi potranno scegliere se contribuire a, diciamo, con partecipando soldi, con delle quote o con un pagamento rispetto invece all'accoglienza. Ma il principio del fatto certo, invece in prima che cosa c'era? Andiamo a vedere che cosa c'era al passato. In passato c'era che l'Italia si doveva arrangiare. In questo momento invece non è più che l'Italia si deve arrangiare e il problema dell'immigrazione diventa un problema europeo e di solidarietà sostanzialmente europea. Questo è il principio che era inimmaginabile, tutti dicevano che non ci sarebbero riusciti, che la Meloni non avrebbe ottenuto niente. No, l'avete tutto. Arrivo Guidosa, no, perché devo andare anche alla Tommaso Giuntella che vedo e invece arrivo, questo arrivo, principio arrivo. Ma non lo dico io che ovviamente sono qui e non sono nessuno, lo dicono tutti, lo dice la von der Leyen, lo dicono i massimi esponenti europei, non lo dice neanche soltanto la nostra parte politica, i più grandi esponenti dell'Europa stanno dicendo questo. Ovviamente Guidosa adesso dirà che non è vero niente, che è un pacco, non è un patto, però i dati sono dati e finalmente questo principio su cui si continuerà a lavorare, ma questo principio è passato. No, sui migranti innanzitutto mi sorprendo di come questo problema dei migranti c'è ancora dopo che la Meloni aveva festeggiato l'accordo storico sui migranti con la Tunisia. Buco nell'acqua. Poi è arrivato un altro accordo, storico con l'Albania. Buco nell'acqua, questa mattina un altro accordo storico. Ma fatemi un attimo concludere, per favore. L'accordo storico di stamattina. Allora, noi ci dobbiamo mettere d'accordo su cosa significa successo e cosa significa fallimento, sia in termini di patto di stabilità. Per noi fallimento significa continuare l'anno prossimo a tagliare le pensioni, la sanità, la scuola e quant'altro. E sui migranti, qual è l'accordo storico? Quale poteva essere e qual è il fallimento? L'accordo storico era ridistribuzione automatica dei migranti che arrivano in Italia e superamento patto di Dublino. Quindi arrivano, sia se non hanno diritto che hanno diritto, il problema è dell'Europa, non è dell'Italia. Quello che avete fatto voi, arrivano i migranti, il problema resta dell'Italia, se qualche altro paese in Europa non li vuole, paga e restano in Italia. Quindi avete trasformato l'Italia nell'hotspot d'Europa. Allora, semplicemente sentire, questo che avete fatto ieri. Riccardo Barenghi, pagano perché poi e teniamo i migranti. E ci teniamo i migranti. Invece questo accordo prevede. E ci teniamo i migranti. Beh, al termine mercificazione ovviamente bisogna ribattere che noi abbiamo, ovviamente siamo per gli accordi con i paesi di provenienza. Stiamo varando un piano Mattei che andrà in aula brevissimo, che l'accordo con l'Albania non è assolutamente un buco nell'acqua, tant'è vero che lo voteremo tra pochissimo e che evidentemente il piano è stato sintetizzato molto, ma il piano che è stato approvato prevede molto sul fatto che siano una risorsa. Siamo forse la forza politica che più ha sostenuto le quote di ingresso per lavoro. Grazie per essere stati con noi questa mattina, ancora auguri Guidosa.